quest'anno diamo il via alla seconda edizione della Scuola per la Democrazia, che è stata ideata dal Collegio Valdese, dalla Fondazione Centro Culturale Valdese e in particolare dall'Università Sapienza di Roma, grazie al sostegno dell'8 per mille della Chiesa Valdese Metodista. Quindi è un'iniziativa che è in realtà una sfida, cioè la possibilità di lasciare uno spazio aperto per approfondire i significati della democrazia in un momento storico anche in cui non sono sempre chiari a tutti, o perlomeno non sono condivisi. Cioè, l'idea che noi abbiamo di democrazia dipende molto dal paese in cui viviamo, dalle esperienze che abbiamo fatto, soprattutto politiche, e dalle speranze che riponiamo sotto questo titolo, no? Quindi ci sembrava che mantenere uno spazio e avere un'occasione nel caso di una settimana per riflettere sui vari significati della democrazia fosse oltremodo utile. Lo scorso anno il titolo era le parole della democrazia, quest'anno è i colori della democrazia. I colori perché proprio per rispettare la complessità e la multidimensionalità di questo concetto, che è certo un'ipotesi di governo, una forma istituzionale, ma è anche, può essere e deve diventarlo, uno stile, di vita. Quindi siamo molto felici di poter avviare questa seconda edizione, che vede l'interesse ovviamente di molte associazioni, di molti enti e ovviamente anche di scuole. In particolare il Collegio sta sviluppando un programma di toolkit, cioè di valigette, diciamo così, in cui sono strutturati dei laboratori che chiunque li può riprodurre là dove ritiene utile e interessante aprire il dibattito sul significato della democrazia. Si è visto che oltre alle discussioni del mattino, affiancarci i laboratori è una formula vincente, perché se il mattino i relatori propongono dei temi in maniera più teorica, la possibilità di lavorarci in maniera laboratoriale e quindi partendo da testi, da esperienze, da movimenti, il pomeriggio conclude e dà un'esperienza a 360 gradi a chi partecipa come studente alla scuola di democrazia. Quindi di sicuro verranno riproposti anche quest'anno sempre tre laboratori su tre temi differenti: ambiente, memoria e migrazioni. Secondo me l'esperienza è molto formativa e soprattutto è vincente l'approccio laboratoriale, perché è lo sperimentare attraverso il fare, perché se è vero che ascoltando si capiscono molte cose, facendo se ne capiscono ancora di più. Proprio grazie all'8 per 1000, lo ripeto e lo sottolineo con riconoscenza, l'iscrizione alla Scuola per la Democrazia è gratuita. Chi si iscrive o chi è invitato a iscriversi, chi segue tutto il programma, cioè mattino e pomeriggio. Mattino sono lezioni frontali e pomeriggio i laboratori che si terranno al collegio, mentre le lezioni si tengono in aula sinodale. Per tutti gli altri l'ingresso è libero. Preciso che 3 giornate su 7 sono state assunte dall'Ordine dei giornalisti come formazione per gli iscritti all'Ordine, e altre giornate di formazione sono state indicate, insomma, consigliate dalla Diaconia Valdese, insomma, dagli enti valdesi. Ogni giorno abbiamo dei piccoli esempi di come si perde la democrazia. Si perde quello che è il concetto di democrazia, e da amministratrice penso che sia gravissimo che si stia un po' perdendo anche nell'attività amministrativa, perché in fondo l'amministratore è quello che gestisce la polis, ma ormai questo concetto di gestione della polis è sostituito da mille problemi burocratici, gestionali, per cui la base, no? Che è della democrazia, che è interagire e confrontarsi con la polis, la democrazia partecipata,
non è più concesso, perché non hai più tempo per agire con un principio veramente democratico, e penso che proprio questo si stia un po' perdendo, e credo sia importante fermarsi e studiare di nuovo qual è la democrazia e come deve essere attuata nel 2023. Torre Pellice è un piccolo comune che però è proiettato nella nazione, ma anche nel mondo. Il primo discorso europeista di Altiero Spinelli, quando è scappato da Ventotene, l'ha fatto a Torre Pellice, ed è veramente un piccolo esempio di come in un piccolo comune possono succedere grandi cose che poi sono proiettate nel mondo, perché da lì è partito l'idea dell'Europa fondata sull'unione dei paesi per costruire la pace.